Ciao ragazzi, ciao ragazze, benvenuti in un nuovo vlog. Stiamo andando a fare un po' di cosine, ma prima porto mia mamma che è qua con noi. Saluta mamma. Ciao ragazzi, salve. Bene, la porto perché vuole consultarsi col mio avvocato per delle cose che vorrebbe denunciare. E quindi la porto dal mio avvocato, così fa un consulto praticamente. Andiamo lì dall'avvocato, poi dobbiamo fare la spesa grossa per me e per mio marito. Non so, ma tu devi fare la spesa? Io devo andare al kebab io qua, vedi? Al kebab? Al kebab, quello lì, guarda. Per carità. Oggi mangio quello, sì sì. No, mamma. Comunque no, perché quello, il kebab, quello fatto con la piadina è molto grasso, non va bene per il diabete. Un conto, se vuoi assaggiare il kebab, puoi assaggiare quello dell'Aia, che è solo kebab, che è molto buono. Lo devi solo scaldare in padella e basta, non ci devi mettere piadina, salsa e cose, capito? Mi piace già pronto. No, ma quello è buono, fidati, è il sapore del kebab, ma almeno lo puoi mangiare. Prendetelo voi, poi ve lo assaggio io. Va bene. E nulla, facciamo queste cosine. Fa un freddo, infatti ho messo il mega giubbottone, questo qua. Fa veramente freddo. Sì, sembra che ci sia anche qualche fiocchettino di neve. Sotto ho messo questa mega tuta della Chicago Bulls, quella che vi ho fatto vedere nell'haul Primark. Quindi come vedete io le cose che compro le metto tutte, perché non avrebbe senso comprare e non mettere. Cioè nulla. Mi sono messa il mascara sugli occhi. C'è anche solo un mascara, così già ti dà anche lo sguardo più sveglio, così, no? Ho la mia cipolla, non so, forse dopo vado dal parrucchiere, però non ha senso perché c'è questa neve barra pioggia. Poi ho messo questo lip gloss, questo qui, il mio, di Dior. Adesso vi faccio vedere, ce l'ho in borsa. Veramente molto bello. Ha la sensazione di labbra. Pubblicità. Non è una pubblicità perché non mi paga la Dior, magari. Quindi è una cosa mia. Questo qui di Christian Dior, praticamente. È lip balm pump, che tipo fa l'effetto labbra più grandi. E non ha quella cosa del tipo che pizzica per rimpolpare le labbra, no? Sta tipo di menta biberita che te le lascia fresche. Cioè, top, veramente. Col freddo che fa? Sì, ma è piacevole questo fresco sulle labbra, è carino, insomma. E niente, ci vediamo, vlog facendo. Buongiorno ragazzi e ragazze, praticamente il 2 giorni dopo, adesso stiamo andando a prendere, praticamente non ci siamo più visti perché abbiamo fatto un sacco di cose, poi vi racconto dell'avvocato e adesso andiamo al locker di Lidl a ritirare il pacco di Shein. Allora, a me sono arrivati un sacco di pacchi di Shein anche quest'estate, così, ma io ultimamente sto collaborando con loro per fare video per loro, praticamente al di fuori di YouTube, praticamente una collaborazione questa pagata, ma realizzo per loro contenuti. Mentre quando lo farò su YouTube non è pagata, ma la vedrete, insomma. Comunque devo fare i try on haul praticamente,
quelli li posso fare le foto, insomma, per YouTube non è pagata, ma per loro, perché certe aziende vogliono anche che si realizzi ultimamente contenuti per i loro siti, i loro non, le loro cose, quindi va bene, c'è stato anche questo tipo di collaborazione che sinceramente per me è meglio, e quindi nulla. Adesso appunto ritiro il pacco. Questo invece è per me, per YouTube, quindi non è pagata, ma ci farò il try on haul, però non è pagato, quindi non è un ADB, ma è semplicemente una collaborazione e basta. Mentre quando lo realizzo per loro, allora quello è pagato. Quindi vi ho svelato anche questa cosa. Adesso è molto comodo farlo arrivare qua. Prima lo facevamo arrivare in un punto dove c'era un signore veramente scorbutico che lasciava la roba lì buttata, non mi piaceva. Scendi tu, amore. Scende mio marito e il locker è qua praticamente. È molto comodo, col pin praticamente che arriva, si ritira. Preferisco così, non ci sono ritardi. A casa ormai ho smesso di far arrivare da tantissimo tempo, perché cioè i corrieri si inventavano che non eravamo in casa, pacchi consegnati in condizioni pessime. Per quanto riguarda l'ordine che ho fatto su Sinsay, e che la gente ha detto che io ho imprecato, ma voi sapete che cos'è un'imprecazione? L'imprecazione è quando, ok, è quando si dicono cose ben peggiori, non che è schifo, che schifo non è un'imprecazione. Comunque, avevo ragione a dire che è schifo, perché non è stato maltrattato dal corriere, perché era tutto imballato, il pacco esterno non presentava alcun tipo di danneggiamento, infatti hanno avuto le foto anche del pacco esterno, tutto quanto. E ho fatto vedere e niente, adesso tramite PayPal ovviamente, ho fatto prima, così mi faranno il rimborso. Si sono scusati tantissimo, mi hanno detto che queste cose non dovrebbero accadere. Io ho detto peccato che però con voi accadono praticamente quasi sempre, è un terno all'otto ogni volta. Però le cose sono belle e potrei andare a comprare nel negozio, perché c'è il negozio a Bicocca Village, solo che le cose che io vedo sono esclusive online. Le cose che comunque sono test, le cose che non si possono rompere, vado tranquilla, perché la qualità è veramente ottima. Però per le cose di ceramica veramente non esiste proprio che uno deva sperare che non arrivino così, e non è assolutamente inutile dire può succedere, no, non succede, perché queste cose non succedono con gli altri siti, quindi questo. Niente, ora dobbiamo andare a prendere i sacchi sotto vuoto, perché devo mettere via tutte le cose di Halloween, vestiti, tesseri, ovvero i copricuscini, tutte le cose che è inerente ad Halloween. E ho fatto una bella cernita, alcune cose tipo porta caramelle in feltro, così, che erano anni che c'avevo, le ho buttati, perché non voglio avere più le cose superflue. Voi dite ma tu compri la Primark? Sì, io compro la Primark e comprerò qualora ritengo opportuno farlo, perché se io compro, perché vuol dire che ho spazio, quindi veramente su questo argomento non ci voglio più tornare. Ho fatto andare un sacco di lavatrici, un sacco di cose, e adesso facciamo queste commissioncine e nulla. Volevo andare al parrucchiere. Tu vuoi andare al parrucchiere? Dovrei, però non so se oggi devi fare anche le sopracciglia, vero? Sì. Oggi mi sono fatta tipo la riga di lato, così, molto bleh. Li ho lavati i capelli, li ho lavati, però sono bagnanti, perché per un po' per appiattire, perché non sono tanti, perché appunto quando li lavo sono veramente gonfissimi i miei capelli, e nulla, e vediamo. Comunque sono cresciuti anche tanto, però non ho voglia di stirarli, non so, vediamo un attimo.
Ah sì, devo andare anche in posta. Che stress fare le commissioni, ragazzi. Eccoci ragazzi, tornati a casa finalmente. Mi sono messa il mio pigiamino del Grinch, questo qua, col pantalone così, molto molto bello. E niente, e vi spiego brevemente la questione avvocato. Allora, praticamente ha fatto un consulto dall'avvocato perché è stufa di ricevere diffamazioni, cose e quant'altro. Allora gli ha chiesto come agire, come fare. Aspettate. E quindi gli ha già dato il mandato, che così adesso è un tempo di raccogliere alcune cosine e poi procederà appunto a fare i suoi passi legali, così almeno passa la voglia di passare da mia mamma per arrivare a me. Bene ragazzi, questo è tutto, io spero che il video vi sia piaciuto e io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima, ciao!